Buonasera a tutti. Siamo arrivati al nono appuntamento con le nostre lezioni di poesia organizzate dalla Fondazione del Corriere della Sera. Eh, abbiamo cominciato in febbraio con eh, Pasolini, molti di voi spero penso ci fossero già eh, presenti allora, abbiamo attraversato vari continenti e pianeti del poesia del Novecento, l'ultimo appuntamento è stato con, eh, sul, sulla Scimborska con Cataluccio, abbiamo parlato di Montale, di Eliot, di Ungaretti e stasera, come sapete, siamo qui per parlare di, eh, Dino, di Dino Campana. Eh, su Dino Campana abbiamo chiamato il massimo esperto della materia, che è eh, il nostro Gianni Turchetta, sono contento di averlo qui perché è un amico. Eh, Gianni lavora e ha lavorato su Dino Campana, forse sin dalle origini del tuo eh, interesse per la letteratura e per la, della tua ricerca. Eh, già nell'85 c'è nella tua biografia un libro su Dino, su Dino Campana. L'ultimo libro su Dino Campana, che è bellissimo e che consiglio a tutti, di eh, Gianni. È un libro che si intitola Vita oscura e luminosa di Dino Campana, poeta, uscito credo l'anno scorso, Grazie. due anni fa, da, per Bompiani. Preceduto da altre tappe di avvicinamento. L'ultima tappa, ma forse non l'ultima, comunque la prossima, sarà un meridiano su cui Gianni Turchetta sta lavorando con l'opera di Dino Campana, un libro immagino complicatissimo, insomma, che richiederà uno sforzo di interpretazione, ma anche uno sforzo filologico non, non da poco. Ehm, con Gianni Turchetta abbiamo stasera Vincenzo Zampa che leggerà... Delle poesie e quindi io vi lascerei a questa, a questa nostra serata, dandovi appuntamento ormai per, per l'anno prossimo con cose nuove e sempre spero gradite. Buonasera. Grazie a Paolo Di Stefano per la presentazione, per l'invito, grazie alla Fondazione del Corriere, sono molto. Onorato di essere qui, grazie anche a Vincenzo Zampa che leggerà alcuni testi campaniani, mi butto subito nell'argomento, cominciando col dire che Campana è un autore singolare, un autore che anche a prima vista, ad apertura di pagina, mescola aspetti molto moderni, aspetti arcaici. C'è chi dice che campana non ci può più interessare, che non è attuale, c'è chi invece, io sono fra questi, dice che campana ci, ci parla ancora. E non so se prenderla come una prova, però, a parte il fatto che ci sono tanti campaniani, campanofili, campanomani che girano, eh, quando mi capita, mi è capitato, adesso è qualche anno che non lo faccio più, però l'ho fatto più di una volta di proporre Campana agli studenti, gli studenti impazziscono, si innamorano di Campana e questa è una cosa che, che, fa, che fa pensare. Evidentemente Campana eh, ci parla ancora. Eh, su questo tornerò in modo analitico durante la nostra eh, conversazione e ehm, vorrei subito mettere a fuoco un aspetto che sentiremo anche nelle letture di Vincenzo Zampa e, e che secondo me è stato pochissimo sottolineato. Cioè Campana eh, mette in scena un'esperienza nel suo farsi. Non è soltanto, come eh, diremo tra poco, uno che viaggia e che ha camminato tanto nella vita, anche la sua poesia è la messa in scena di un'esperienza. Questa è una peculiarità che lui costruisce in maniera molto speciale, come vedremo, estrema, come tutto estremo in Campana, attraverso questa tecnica fatta di innumerevoli ripetizioni, ma in realtà eh, la messa in scena di un'esperienza nel suo farsi è al cuore della poesia moderna, è alle origini della poesia moderna. Il compianto Franco Brioschi ne parlava a proposito di Leopardi, per esempio. La distanza è tanta, eppure, eppure. In Campana c'è, come dire, molta modernità e eh, anche però molta tradizione. Eh, è inevitabile non, cioè, ricordare il fatto che Campana ha avuto una vita particolarmente complicata, ne dirò un po' di più fra qualche istante. Campana ha vagabondato, non ha trovato una professione stabile, non è riuscito a trovare un equilibrio di, di nessun tipo per certi aspetti, era nato nel 1885, una data che eh, ci fornirà degli altri elementi, e morirà eh, dopo essere stato internato all'inizio del 1918 in manicomio nel 1932. Del manicomio di Castelpulci, che tra l'altro è un bellissimo edificio oggi sede della scuola superiore della magistratura. Però ehm, Campana è finito in manicomio, ma vorrei proprio subito, è stato. non posso dire lo scopo della mia vita, però tutto il lavoro campaniano è stato improntato a questo. Cioè, non bisogna confondere la poesia con la follia, non teniamo in piedi questi stereotipi. Del, del, dell'impazzimento che ci... No, Campana quando è impazzito non riusciva più a scrivere, Campana lavorava con grande determinazione, aveva un culto dell'artigianalità dello scrivere, anche su questo avremo modo di tornare, e nel momento in cui ha perso il controllo, ha perso anche quella lucidità che gli consentiva di costruire i testi che tra poco sentiremo, che molti di voi già conosceranno, con una eh, progressiva costruzione di, di significato, un accumulo anche di questi procedimenti iterativi, di questa messa in scena in qualche maniera di un dinamismo eh, inafferrabile. Eh, fatemi nascondermi per qualche istante dietro la citazione di un grande storico e filosofo come è stato Michel Foucault che dice dove c'è l'opera non c'è follia. Lo diceva a proposito di Antonin Artaud ma vale anche per Campana. Uh, Un'altra cosa che bisogna dire subito è che Campana, che molti hanno accusato di essere naif, primitivo, istintino, era coltissimo non soltanto perché leggeva uh, correntemente, cioè non aveva un apprendimento di scuola. Quando usa, per esempio, scrivendo uh, le lingue che conosceva uh, fa degli errori, non è una conoscenza, perfetta, ma leggeva correttamente e, 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 e intensamente. In francese, in inglese, in spagnolo, in tedesco, conosceva molto bene il tedesco e vi assicuro che all'altezza dei primi del Novecento in Italia erano pochissimi quelli che avevano una conoscenza di prima mano della poesia straniera. Eh, voglio ricordare un signore che certo di poesia si intendeva, tale Eugenio Montale, che confessava serenamente che quando aveva pubblicato ossi di Seppia la sua conoscenza del simbolismo era una conoscenza derivata soprattutto da, da, da un'antologia. Ecco. Campana leggeva di prima mano, leggeva di prima mano anche perché andava in giro per il mondo e questo è un punto che bisogna eh, sottolineare subito. Il mondo che mette in scena Campana effettivamente è un universo eh, dinamico, instabile anche nel senso dello squilibrio, se volete, e al tempo stesso fissato in opposizioni insuperabili. Io tornerò più volte, soprattutto nel finale della nostra conversazione sulla compresenza di estasi e sofferenza, esaltazione e lutto, gioia e dolore, è una caratteristica molto forte. Soprattutto eh, l'estasi e la gioia convivono costantemente con la perdita ed è un punto su cui torneremo. Allora diciamo due parole sulla, sulla vita di Campana. Campana è nato a Marradi, un paesino, paesino de, dell'Appennino tosco-romagnolo. Eh, di quella zona che è sotto la provincia di Firenze, ma in cui si parla in sostanza un dialetto romagnolo. Eh, Tant'è vero che a casa sua ai noi lo chiamavano Elmat MAT, quando poi è, 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 è diventato insomma riconosciuto in, sua, eh, in questo suo squilibrio. Eh, ve la devo far breve perché ho tante cose che, che vi vorrei dire e non vorrei poi trovarmi costretto a, a, a cacciare via i concetti più importanti. Fatto sta che Campana. Era, si diceva, un bambino buonissimo, fin troppo buono. Poi verso i 15 anni, età della pubertà, adolescenza, ha cominciato ad avere qualche squilibrio, qualche problema a scuola. E anche uno psichiatra del tempo diceva, forse tra un po' si, si, si placherà. In realtà lo squilibrio è rimasto, e eh, a casa Campana c'era peraltro una conflittualità molto forte fra eh, Dino e, e la mamma. Uh, si dice, è un po' più che non si dice, che la mamma spesso andasse in giro, se andasse via qualche giorno e poi tornasse e non si sapeva bene che cosa aveva fatto. Non voglio fare il troppo psichiatra positivista né lo psicanalista, però forse su un bambino questa cosa potrebbe anche avere un po' inciso. Ma uh, corro anche su un fatto professionale. Campana, quando è stato cioè in manicomio, è stato intervistato da uno psichiatra. Eh, che si chiamava Carlo Pariani, che, che, che ha fatto un sacco di domande, qualcuno dice l'ha infastidito, forse anche perché voleva essere lasciato in pace, e, um, però ha raccontato una storia che è assolutamente vera e che voglio dire, non per parlare male eh, della famiglia, però Campana sarebbe stato destinato a diventare un farmacista, in famiglia avevano deciso che lui doveva fare il farmacista e quindi lo hanno invitato a fare degli studi di chimica dove ovviamente non, non ha avuto tanto successo, lui diceva la chimica non ci capivo niente in queste interviste. Eh, aggiungo che mh, il pazzo, tra virgolette, e tante volte il pazzo è più sano di quelli che lo additano come pazzo, eh, dice forse se mi avessero lasciato studiare lettere sarebbe andata meglio e anche qui mi sembra una facile saggezza. Fatto sta che Dino non riusciva a star fermo da nessuna parte, ha viaggiato, io non so che cosa già sappiate, però è, è una storia abbastanza nota, non riusciva a star fermo significa che viaggiava intorno al 1906, quando aveva 21 anni, ma forse prima, non ci sono delle testimonianze certe, ma ci sono più avanti, diciamo da una certa epoca cominciava ad avere testimonianze certe, però eh, Dino se n'è andato via in treno e poi è andato in Francia, in Belgio, non vi sto a fare il riassunto di tutti i suoi movimenti, che talvolta erano col treno, talvolta erano solo a piedi, a piedi girava, eh, alle volte percorrendo decine, per non dire centinaia di chilometri, e ne ha fatte insomma, di tanti colori, e eh, verso l'autunno del 1907 è anche andato in Argentina, dove è stato mandato anche con l'accordo dei suoi, perché forse lì poteva tornare da fare. Insomma, ci sono abbastanza elementi per farlo diventare una leggenda. La psichiatria del tempo diceva che lui era affetto da dromomania, cioè l'impossibilità appunto di star fermo in qualche posto. La diagnosi poi col tempo diventerà quella di demenza precoce e quindi di schizofrenia, però in realtà Campano non è mai stato demente, non è vero, ecco. È stato rinchiuso e diciamo con amara constatazione, dobbiamo dire che cominciamo a avere tante notizie di Campana quando viene fermato in continuazione, quindi arrivano i documenti di fermi di polizia, di fermi manicomiali, però la voglio fare breve, non voglio fare una lezione biografica, voglio ricordare eh, un evento, ringrazio Paolo di Stefano che mi ha suggerito di, di, di non metterlo da parte, Campana nonostante tutto è andato con la sua passione, con la sua determinazione, costruendo lentamente Quel libro che poi sarebbe diventato I canti orfici, il condizionale ed obbligo, come sentirete e molti di voi già sapranno, libro che a detta sua, sono parole sue, doveva costituire niente meno che la giustificazione della sua vita e non è poco. Infinita fatica, ripeto, Campana non è che andasse solo in giro, Campana leggeva come un matto, leggeva di tutto. Oggi ci sono degli studi, abbiamo a disposizione degli studi. Mi viene da dire le cose semplici che alle volte sono quelle geniali. Di eh, uno studioso che voglio ricordare, Romano Alberto Petrucciani, che è specialista di biblioteche e che è andato a vedere, ma forse possiamo trovare cosa leggeva Campana. Non è facile perché cent'anni dopo, cent'anni e passa dopo, per lo più non si trovano le tracce. Ma ha cominciato dalla biblioteca di Ginevra, dove Campana, lo diciamo subito, è stato il primo letterato italiano che ha letto con piena consapevolezza dell'importanza di quello che stava leggendo, testi di psicanalisi, più precisamente il saggio di Freud, un ricordo d'infanzia di Leonardo da Vinci, e il saggio di Carl Abraham su Segantini. Ha letto ovviamente in originale, in una collanina iperscientifica, a Ginevra, e anche qui sarà matto, e ne scrive a soffici dicendo nel 1915, ma sarebbe interessante tradurli questi studi. Quindi girava e leggeva e scriveva, scriveva ossessivamente, cambiava, continuava a cambiare, appunto nel meridiano il nostro problema sarà quello, saluto Marco Corsi che è qui, di mh, riuscire a far vedere anche tutto l'apparato che porta alle versioni dei testi che eh, presto sentiremo. Fatto sta che in questa affannosa, faticosa, dolorosa composizione a un certo punto ritiene di essere arrivato a un testo più o meno stabile. Eh, non aveva, come potete immaginare, grandi rapporti con l'establishment culturale del tempo e soprattutto di un rapporto più di odio che di amore, comunque di mh, conflittualità, con eh, i, i, i famosi diciamo, leader dell'intelligenza fiorentina del tempo, e cioè Giovanni Papini e Ardengo Soffici. Campana prepara il suo mh, manoscritto, è una copia più o meno in bella, lo intitola, eh, si chiamava all'inizio, si intitolava Il più lungo giorno, che è un titolo d'annunziano poi abbandonato, e lo porta appunto a eh, Papini e Soffici, Prima Papini, poi viene passato a Soffici, ve la devo far breve perché il tempo scorre davanti a me e mi incalza, eh, lo perdono. Sappiamo che l'ha perduto Soffici, ha detto l'ho perduto in un traslato. Campana ha cominciato a richiedere il suo testo, in realtà anche questa è una storia un po' controversa perché non l'ha chiesto subito, però in sostanza è stato perso. Distrazione, ma sapete all'epoca non c'erano né le fotocopie né tantomeno. Eh, le, le pennette USB. Perduto vuol dire perduto, non c'è più niente. Quindi il testo che deve essere la giustificazione della sua vita, cui aveva dedicato mh, anni di lavoro, mh, non entro ecco, nel merito di quando ha iniziato a comporre proprio quel testo, mi sembra che non sia argomento da discutere qua, però è sparito. La leggenda, eh, diffusa dallo stesso Campana, dice che Campana avrebbe ricostruito a memoria. Il testo che aveva dato a Soffici è assolutamente falso, è un mito. Campana in realtà aveva, come dicono i filologi, gli avantesti, cioè aveva materiali che gli erano serviti ad arrivare a quella eh, versione finale. Però detto, come dicono a Napoli, pane pane e la versione finale non c'era più. Quindi ci poteva essere molto lavoro che aveva fatto scattare in avanti la qualità del suo testo. Tutto perduto, perduto per sempre. Eh, poi, fatemi dire, questo è abbastanza divertente, Soffici era il responsabile, non so se Campana lo sapesse davvero, ma Papini era molto più antipatico e quindi quando poi comincia a reclamare il manoscritto, Soffici lo tratta benino, nonostante tutto e a Papini arriva a scrivere eh, verrò da voi con un buon coltello e mi farò giustizia da solo quindi ci va giù veramente pesante ma non è successo niente solo che voglio sottolineare quanto questo potrebbe aver pesato nell'equilibrio sono una persona comunque un po' in difficoltà aggiungo, e questo bisogna ricordarlo che eh, siamo arrivati qui a 1913 campana pubblica in Antioch nel 14 su questo torno fra pochissimo ma eh, due anni dopo l'uscita dei Canti Orfici, anche come dire, preceduto da quel tanto di fama, perché non è che è stato ignorato. Però banalmente non è che basta qualche recensione anche illustre, anche di cecchi e Boine per sbarcare il lunario. Con la poesia, insomma, non, non, non si fanno grandi guadagni. Però, preceduto da una qualche fama, eh, incontrerà nell'estate del 1916 Sibilla Leramo qui. Uh, il film che ne è stato fatto su Campana sono stati fatti spettacoli teatrali, film uh, ci sono tanti dischi in cui Campana è stato musicato ma il, diciamo il più famoso è il film che ha fatto Michele Placido nel 2002 Un viaggio chiamato amore uh, mi viene da dire un film onesto perché si vede che un po' ha studiato Bruttarello dove Stefano Corsi fa campana e non c'entra veramente una mazza, mentre invece l'aleramo eh, di Laura Morante è, è notevole. Però eh, non voglio restare sul gossip, casomai ecco, alla fine Vincenzo Zampa ci regalerà una poesia di questa vicenda drammatica, perché si sono amati alla follia, è il caso di dirlo, e poi, però Dino ha cominciato a avere accessi di aggressività, che era il suo problema, l'aveva già verso la mamma, Forse non senza qualche ragione, ma detto così è un po' una cattiveria. Insomma, la picchiava e quindi, fra eh, accessi di, di, di nuova, rinnovata gioia e violenze inenarrabili, il rapporto è durato pochi mesi: si è rotto e probabilmente ha contribuito, probabilmente, sicuramente ha contribuito a avviare Dino verso eh, la morte, l'internamento, scusate. Devo, devo, diciamo, accelerare delle tante cose che vi voglio dire. Uh, accelerando uh, vorrei sottolineare che, e tra poco lo sentiremo, chiedo anche a Vincenzo Zampa di avere ancora un po' di pazienza. In realtà, nei testi campaniani non è che salti il significato, perché molti hanno parlato di balbettio, di afasia, di smarrimento del senso. No, non è assolutamente vero, c'è piuttosto un'accentuazione, un caricamento dei significati che però viene fatta non secondo le regole della normale coerenza testuale, ma in altro modo. Però eh, quando si fa un discorso su Campana isolandolo come un assoluto, una roba strana perché eh, se leggete tanta critica troverete, insomma, questa mitologia, magari anche in positivo, no? Campana è un po' come un veggente che vede Dio, vede la verità e non ce la fa a dirla. Non funziona così. Campana fa parte di un contesto molto preciso che è il contesto degli anni che eh, sono immediatamente precedenti alla Prima Guerra Mondiale. In questo contesto, eh, qui appunto io insisterò su due categorie tra poco, quella di eh, orfismo, forse scontata, e quella di espressionismo, un po' meno scontata anche se la critica ormai lo, 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 lo pratica, diciamo, usa questo termine da tempo, perché Campana appartiene alla grande costellazione dell'espressionismo europeo, su questo possiamo ormai essere molto eh, sicuri e convinti, una stagione di contestazione delle istituzioni in tanti modi, di ribellismo se volete, una stagione di disagi individuali e anche di tante tragedie. Eh, ora lo vedremo rapidamente, ma Campana sta in buona compagnia. Vi segnalo un libro molto bello che è stato scritto intorno alla fine degli anni '90, '96-'97 da uno studioso americano di storia della cultura che si chiama Thomas Harrison. Eh, che finalmente mi viene da dire, è stato tradotto in Italia da Castelvecchia nel 2017. Mette Campana nella giusta compagnia, cioè non uno scombinato pazzo solo a lui è andata male e a tanti invece no ma lo mette in compagnia di quelli che costruivano la cultura dell'espressionismo. Eh, il libro di Thomas Harrison si intitola 1910, l'emancipazione della dissonanza, e parla appunto di, di, di tanti grandi intellettuali di quegli anni, fra i quali ci sono anche Campana e eh, Carlo Michelstetter, e sono in compagnia, qualcuno ha riconosciuto la citazione, l'emancipazione della dissonanza è un titolo che cita... Eh, il manuale di armonia di Schoenberg 1910, ci siamo. E trovare la chimera finalmente analizzata in una chiave di strada verso la musica tonale, se non la dodecafonia, eh, è un conforto. Ma quindi Campana sta in compagnia di, di Schoenberg, di Kokoschka, di Kandinsky, di Schiele, del giovane Lukacs, di Georg Trakl, di Wittgenstein e così via. Questa è la sua compagnia, no? i pazzi del manicomio. I pazzi del manicomio sono stati tanti, ma Cantiorficce ce n'è uno soltanto, scusate se ancora faccio un po' di, diciamo di, di, di polemica. Però ci sono tanti caratteri comuni che possiamo riconoscere la spinta verso una conoscenza assoluta, ma al tempo stesso la, la fiducia limitata nella possibilità di raggiungerla, l'alternanza fra l'esaltazione e la negazione che trovate un po' in tutti questi autori, eh, la spinta verso un'autorealizzazione profonda, radicale, ma al tempo stesso il terrore della dissoluzione dell'io, un'emotività accesissima, gli oggetti che vengono trasfigurati e che come dire, sono messi in scena in modo tale che la percezione, il ricordo, il sogno, la rappresentazione poetica si confondono, non sono eh, ben separati. E questa spinta verso un assoluto che produce una vera e propria deformazione del linguaggio, anche qui non possiamo entrare troppo in dettagli tecnici, però questo è l'espressionismo, è un linguaggio deformato ma per certi aspetti leggibile. Allora, Campana solo, Campana solo in Italia, Papini che era un vero maligno, eh, diceva che l'Italia era alla caccia di un poeta maledetto e finalmente ne ha trovato uno, e quindi tutti erano contenti che l'avessero finalmente trovato. In realtà, negli anni di Campana, eh, di, di storie drammatiche ce ne sono tante, ce ne sono tante. Campana, e io ho qui davanti un lunghissimo elenco di nomi, non ve li leggo tutti, però ve ne dico soltanto qualcuno. Eh, viene eh, correttamente eh, messo in quella che viene chiamata la eh, Generazione dell'85. C'è una generazione in cui non è che sono tutti dell'85, però vi leggo solo qualche poeta. 83 Gozzano e Saba, 84 Govoni e Jaillet, 85 Palazzeschi, Campana, Rebora, Moretti, Giotti, 86 Corazzini, 87 Cardarelli, 88 Sbarbaro, Ungaretti, Oxilia. La finisco qua, ce ne sono tanti altri, i critici, i narratori. È una generazione soprattutto di poeti, ma è una generazione che viene colpita di nuovo dalle, eh, dai drammi della guerra. Io eh, non so come dire, non è per un culto delle coincidenze, ma i canti orfici escono alla fine di giugno del 1914, cioè in perfetta corrispondenza con l'attentato di Sarajevo, quello in cui il serbo bosniaco Gavrilo Princip uccise la Civesco. La ciduca, la civesco un bel lapsus simpatico però. Francesco Ferdinando e, e sua moglie, e, e in quegli anni, eh, se guardate gli italiani, fra i morti in guerra, quelli che si sono suicidati, come Michel Stetter, che sembra un personaggio di Dostoevsky, dimostra che non è lecito vivere e si spara, una roba impressionante. C'è un personaggio dei demoni che, secondo me, assomiglia a, a, a Michel Stetter, si chiama Kirillov e si suicida per dimostrare che c'è il libero arbitrio. Dice: Questo Dio non lo decide lui, lo decido io. E quindi mi ammazzo così dimostro che esiste il libero arbitrio, Una roba appunto eh, molto genialmente inventata da Stansky. Ma tutti quelli che muoiono in guerra e vi risparmio l'elenco letterati e non solo, penso a Boccioni, per esempio. Ma penso a, ai fratelli Stuparic eh, o se usciamo all'estero a Alain Fournier, tanto per dirne uno: mm, malattie fra tisi e Spagnola, eh, perdiamo di vista l'elenco. Clemente Rebora, come sapete, vive vicende psichiche drammatiche e, mh, la dico in modo un po' rozzo, mi perdonerete, sfugge al suo squilibrio personale perché eh, prende i voti. Una fuga che, che tante volte è capitata nella storia. Ma tanto di nuovo per dire che non capita solo a Campana, vi cito alcuni nomi esteri. Otto Weininger, geniale autore di Sesso e Carattere, Um, alcuni studiosi come Marco Bazzocchi Bolognese sostengono che Campana avesse letto Weininger. Io non ne sono così convinto, però una... uh, Weininger si è suicidato quando aveva 23 anni. Uh, Egon Schiele, che muore di spagnola, personaggio per tanti aspetti paragonabile, ricordo ancora Georg Trakl di cui forse uh, qualcuno conoscerà la drammatica vicenda di uh, incesto con la sorella. A sua volta suicida, insomma, vicende te lì. Ce ne sono tanti, che non è che campana è l'unico matto. Evidentemente siamo di fronte a una situazione di estremo conflitto. Devo andare molto rapido: mm, davanti ai processi di modernizzazione, gli intellettuali soffrono, soffrono anche di un'emarginazione, quella che Palazzeschi diceva oggi: gli uomini non domandano più nulla dai poeti. Eh, sentono che non è più possibile avere una certa posizione di prestigio, ma sentono anche di essere eh, in un mondo di, di, di conflitti sociali, a cui spesso partecipano, appunto di conflitti politici, e, e tutto questo incide anche su questa ricerca del senso. Che spesso prende la strada in qualche modo di una mistica. Um, chiariamo subito, evitiamo l'equivoco: Campano non è un mistico, non crede in nuove religioni sincretistiche, ma usa l'orfismo come tanti poeti del tempo l'hanno usato, come uh, l'immagine di, di una versione laica della ricerca di una verità uh, assoluta. Uh, l'immagine di Orfeo torna in tanti altri poeti, anche qui. Non vorrei fare troppi elenchi, però. Da Scele ad Annunzio, da Rilke a Hoffmannsthal è stato molto impiegato e voglio sottolineare alcuni caratteri significativi di Orfeo, che diventa questa immagine della poesia, ovviamente. Ma Orfeo è anche il poeta giovane che muore, muore lacerato dalle Menadi. Non dimenticate che i Canti Orfici finiscono con un'epigrafe da Whitman, in cui si dice che il ragazzo era tutto lacerato e coperto di sangue, eh, rappresenta Orfeo la vittoria della poesia, in particolare sulla morte, ma in modo un po' ambiguo, su cui torneremo tra un po', perché eh, la Euridice, come sapete, poi si perde e l'immagine della donna perduta è uno dei punti forti della poesia di Campana, su cui torneremo. Ma finalmente, adesso ascolteremo un po' di poesia, dico ancora soltanto che della chimera che stiamo per ascoltare, eh, poesia citatissima. Harrison dice che c'è una inestricabile fusione di presenza e di assenza. Ma la chimera, come Orfeo, appartiene a una costellazione di miti che, eh, nella cultura fra fino 800 e primi del 900, in tutta Europa, vengono ripresi. C'è Orfeo, ci sono le chimere, diciamo che viaggiano verso la linea. Delle, delle dark lady o belle dame saint merci, no? quei personaggi, quelle figure ambigue di donna, ma ci torniamo tra poco, la chimera è anche un mito classico, e poi c'è Leonardo da Vinci, inteso come primitivo, e poi c'è Giotto, c'è tutta una mitologia a cui Campana fa riferimento, però stiamo per vedere che cosa combina questo benedetto uomo con le mitologie, perché qualcuno dice «ma è una cultura vecchia, tutti dicevano quelle cose», ma stiamo a sentire adesso, grazie a uh, Vincenzo Zampa, che cosa ne è di queste mitologie nella versione campaniana. Prego. Non so se tra rocce il tuo pallido viso ma parve, o sorriso di lontananze ignote, fosti la China Iburnea, fronte fulgente o giovine, suora della Gioconda o delle primavere spente, per i tuoi mitici pallori, origina, origina adolescente, ma per il tuo ignoto poema, di volutai e di dolore, musica fanciulla e sangue, segnato di linea di sangue, nel cerchio delle labbra sinuose, regina della melodia. Ma per il vergine capo riclino, io poeta notturno, vegliai le stelle vivide nei pelaghi del cielo. Io per il tuo dolce mistero, io per il tuo divenir taciturno. Non so se la fiamma pallida fu dei capelli il vivente segno del tuo pallore. Non so se fu un dolce vapore, dolce sul mio dolore, sorriso di un volto notturno. Guardo le bianche rocce, le mute fonti dei venti. E l'immobilità dei firmamenti, e i gonfi rivi che vanno piangenti, e l'ombre del lavoro umano curve là sui poggi algenti, e ancora per teneri cieli lontane, chiare ombre correnti, e ancora ti chiamo, ti chiamo, chimera. Potremmo starci delle ore, starci delle ore a cominciare dalla fine. Eh, se smontate chiamo e chimera, vedete che sono composti da lettere che sono in gran parte le stesse. Non so se Tradocce ci mostra l'evocazione vistosa appunto dell'immagine leonardesca delle Vergine Rocce, e qui potremmo aprire tutto un file: Vergine Rocce leonardesche, Vergine Rocce di D'Annunzio. Però sarò veramente rapido per cercare di mostrare in che maniera Campana costruisca una struttura estremamente complessa in cui gli strati di senso sono molti e come abbiamo sentito soprattutto in questo finale che io continuo a trovare straordinario, c'è una sorta di slittamento continuo del senso che va poi a coincidere qui con una chiamata di cosa sta chiamando? È una donna? Parliamo, diciamo così. Chimera evoca naturalmente una mitologia, no? questa figura donna uccello, con la testa di donna, petto e le zampe di uccello, le zampe di leone, in alcuni casi c'è pure la coda di serpente, insomma non esattamente una top model, ma insomma scherzi a parte, la chimera è un mostro che evoca in qualche modo sia delle fantasticherie, sadomasochistiche, diciamo velocemente, eh, sia però l'idea più banale di una chimera, un sogno, qualcosa. Come appunto dice bene Harrison, è una presenza senza, dov'è c'è la vista, mm, non lo sappiamo, c'è e non c'è, questa è la cosa che per certi aspetti conta, ma nel momento in cui ci accorgiamo che la chimera assume anche il significato di sogno, siamo costretti a, a, a registrare tutte le analogie che nel corso, non tanto e non solo di questa poesia, ma anche di tutto il suo libro, Campana costruisce fra il sogno e la poesia, il sogno e più in generale l'arte. Però l'arte in altri momenti va a coincidere con la notte, eh, la notte va a coincidere anche con certe manifestazioni, le abbiamo sentite, il vento e l'acqua. Che sono fluide come fluide la musica e tutte le arti stanno convergendo verso la musica, come diceva Walter Pater, e, e certo anche per Campana, il quale, sempre dal manicomio, disse: Volevo fare una poesia europea musicale colorita. Sembra un'affermazione un po' banale, ma ci sono dentro tante cose e non sono affatto tutte banali. Quindi, questa figura mitica, che non è la figura mitica, è il sogno, è la poesia, è l'arte, è la musica, cioè si crea tutto un sistema di analogie, di sovrapposizioni che funzionano e non funzionano, ma quando poi la poesia e la donna coincidono, qui si apre un altro fronte semantico molto importante. Mm, tralascio le identificazioni tra le figure femminili e parti del paesaggio, soprattutto la montagna, ma non posso tralasciare che spesso la donna coincide con la città. E la donna che coincide con la città si intreccia, stiamo per tornarci, sulla questione di fondo di tutto Campana, vita e opera, l'ossessione del viaggio, che poi è sempre il viaggio e il ritorno, eh, vedremo come lo si può declinare. Quindi siamo davanti a un oggetto del desiderio, che tipo di desiderio? Un desiderio interdetto? Non lo so, un desiderio che si realizza e non si realizza, però la chiama, la invoca, non c'è ancora. Uh, io sto semplificando molto, ma avrete sentito anche orecchio, questa struttura sintattica aperta, la costruzione di un metro, perché Campana, verso libero, si fa per dire, è un verso, in realtà, dove vengono mescolati i versi della tradizione a altre misure. Detto in modo, se c'è un metricologo mi tiene una sberla, però vi assicuro che non è un, proprio una boiata, um, una rielaborazione della canzone libera leopardiana dove comunque le misure del settenale e del decasilabo sono molto presenti, ma non vi ammorbo con dettagli tecnici. Adesso faccio una cosa. Vi leggo, me ne appropio poche righe, non di Campana, ma di D'Annunzio, per farvi sentire un bel finale di D'Annunzio, di una poesia che chiaramente Campana ha in testa. E, come dire, non è che dobbiamo farle gare, però la differenza salta all'orecchio. È Stabat nuda estas, sta dentro Alcione, è una bellissima poesia, Ecco la fine, più lungi nella stoppia la lodola balzò dal solco raso, la chiamò, la chiamò per nome in cielo, allora anch'io per nome la chiamai. Il riferimento è chiaro, la citazione ve la do al 100% e ancora ti chiamo, ti chiamo chimera, funziona in un'altra maniera. Funziona in una maniera in cui appunto Campana rimescola per così dire le parole, le immagini e ora stiamo, diciamo, siamo più consapevoli e possiamo fare il passo successivo ascoltando un passo altamente problematico, di grande intensità. Eh, è un passo della lunga prosa che apre i Canti Orfici, prosa che si intitola La notte, e che scadete: La notte e il viaggio e il ritorno. In cui c'è un incontro con una figura femminile. I Canti Orfici, ci torniamo tra poco, sono costellati di incontri con figure femminili, incontri effimeri dai quali però può scaturire in qualche modo l'assoluto. Prego Vincenzo Zampa di leggere questo passo che confesso adoro. Oh, il tuo corpo. Il tuo profumo mi velava gli occhi. Io non vedevo il tuo corpo. Un dolce e acuto profumo. Là, nel grande specchio ignudo, nel grande specchio ignudo velato dai fiumi di viola, in alto baciato di una stella di luce era il bello, il bello e dolce dono di un Dio, e le timide mammelle erano gonfie di luci, e le stelle erano assenti, e non un Dio era nella sera d'amore di viola, ma tu, leggera, tu sulle mie ginocchia sedevi cariati de notturna di un incantevole cielo. Il tuo corpo. Un aereo dono sulle mie ginocchia, le stelle assenti, e non un dio. Nella sera d'amore di viola, ma tu nella sera d'amore di viola, ma tu, chinati gli occhi di viola, tu ad un ignoto cielo notturno che avevi rapito una melodia di carezze, ricordo, cara, lievi come l'ali di una colomba, tu le tue membra posasti sulle mie nobili membra, alitarono felici. Respirarono la loro bellezza, alitarono a una più chiara luce le mie membra nella tua docile nuvola dai divini riflessi. Oh, non accenderle, non accenderle, non accenderle, tutto è vano, vano il sogno, tutto è vano, tutto è sogno. Amore, primavera del sogno, sei sola, sei sola che appari nel velo dei fumi di viola come una nuvola bianca, come una nuvola bianca presso al mio cuore. O oh, resta, o oh, resta, o oh, resta, non attristarti, o oh sole. Aprimo la finestra al cielo notturno. Gli uomini, come spettri vaganti, vagavano come gli spettri. E la città, le vie, le chiese, le piazze, si componeva in un sogno cadenzato, come per una melodia invisibile scaturita da quel vagare. Non era dunque il mondo abitato... Da dolci spettri, e nella notte non era il sogno ridesto nelle potenze sue tutte trionfale? Qual ponte, muti chiedemmo, qual ponte abbiamo noi gettato sull'infinito che tutto ci appare ombra di eternità? A quale sogno levammo la nostalgia della nostra bellezza? La luna sorgeva nella sua vecchia vestaglia dietro la chiesa bizantina. Grazie, adesso sarò apposta a rozzo per capirci. E cos'è successo? Hanno fatto l'amore? È la sua donna? È una prostituta? Probabilmente eh, è vera la seconda. Mm, ma non è qualcos'altro? Ha trovato l'eterno. Qual ponte, muti chiedemo, no? che tutto ci appare ombra d'eternità? In realtà è evidente che è l'una cosa e l'altra. E noi siamo obbligati a tenere insieme significati diversi, a sovrapporli anche se non possono coincidere. C'è un incontro con la figura femminile e al tempo stesso un incontro con la verità, con una felicità che al tempo stesso passa, molto effimera e che però è ombra di eternità. Allora, in tutto questo Campana evidentemente sta costruendo, la dico in una maniera sommaria ma storiograficamente esatta, una via italiana al simbolismo. Lo fa in maniera molto radicale, lo fa in maniera molto radicale nel senso che eh, certe sue soluzioni mh, sono davvero già su una strada, mh, semplifico molto, che sta fra Rimbaud e, e surrealismo, però la chiave è piuttosto, come dicevamo, eh, espressionismo, un espressionismo orfico. Campana fa un lavoro che si svolge cronologicamente nell'età delle avanguardie, che si riallaccia alle radici di quel romanticismo che di nuovo, detto un po' brutalmente, l'Italia ha avuto fino a un certo punto, non quell'altro romanticismo, quello di Novalis, no? se volete, quindi recupera le radici, quella storia che è stata molto ben ricostruita e, e mi vengono in mente insomma, il famoso libro di Raymond, piuttosto che le riflessioni di Mario Luzzi su questo, è stata molto ben ricostruita quella lunga strada che va dal romanticismo appunto al eh, simbolismo e alle sue propaggini fino alle avanguardie. Però al tempo stesso Campana ha una religione della scrittura. Prima parlavo del fatto che non si può confondere la poesia con la pazzia, ma anche perché Campana vede la poesia come un lavoro serio, severo. E di fatti è stato notato da qualche critico, ma ce l'ha detto lui stesso, come state per sentire, che fra i suoi riferimenti, mh, insospettabili a prima vista, dopo che abbiamo letto un passo del genere, non sarebbe venuto in mente a nessuno, c'è Giosuè Carducci o Giosuè Carducci. Perché? Perché Carducci rappresentava una severità artigianale, un'etica della scrittura che D'Annunzio invece, secondo lui, stava tradendo. È chiaro che D'Annunzio filtra dappertutto, ma tutti i poeti del primo novecento attraversano come è stato detto la coinè pascoliano d'Annunziana, certo ma Campana guarda a Carducci come un modello diciamo di eticità e come un riferimento alla tradizione perché Campana vuole fare due cose insieme quella di riallacciarsi alla grande tradizione romantico simbolista per farla breve ma al tempo stesso di rimettere in gioco e rinnovare la tradizione italiana, cosa che Dichiara a chiare lettere in tanti modi, tra un po' sentiremo una poesia che ci fa eh, fin dall'inizio sentire le, le radici eh, nella tradizione italiana di Campana, ma io vi leggo un, un suo aforisma. Eh, Campana non ha scritto tanto, anzi ha scritto pochissimo, ma ogni tanto ha degli aforismi straordinari, folgoranti. Sentite questo, è mh, del 1916, quindi un po' dopo i canti orfici. Lo so a memoria, ma lo leggo perché ho sempre paura di, di sbagliare. Non vi sembra che un cafonismo molto cartucciano possa essere una base solida per i miei giochi di equilibrio? Ma il cafonismo se lo dà lui del cafone, lo dà anche a Carducci, chiaramente. Il cafonismo cartucciano, la base per che cosa? I giochi di equilibrio. E potremmo stare a lungo sull'immagine di giochi di equilibrio. Starobinsky, Starobinsky ha scritto un libro bellissimo sull'immagine del saltimbanco nella pittura, nella letteratura fra fine Ottocento e inizio Novecento, si intitola Ritratto dell'artista da saltimbanco, ma ecco il saltimbanco, i giochi di equilibrio, tutto un immaginario che è quello che va detto di nuovo per citazioni velocissime, dalla musa venale dei fiori del male all'equilibrista che apre, così parlo Zaratusta, su cui stiamo per tornare di Nietzsche. Quindi i giochi di equilibrio che vuol dire l'avanguardia ma non del tutto. Campana parlerà male dei futuristi che certo un po' lo hanno influenzato, ma non più di tanto. Io adesso vi risparmierò guardando l'orologio, ho un elenco non di autori, ma di livelli del testo eh, sui quali Campana fa ripetizioni. E, la facciamo breve, tutti. Cioè, costruisce allitterazioni, sillabazioni, assonanze di ogni genere, ma in quantità eh, mostruosa e soprattutto toccando tutti i livelli che c'è cioè dai livelli sotto il confine di parola, alle parole, ai sintagmi, fino a dei eh, refrain che coprono diverse parole, fino a delle eh, vicende che in qualche modo si ripetono e su cui tra poco ci eh, fermeremo. In realtà Campana costruisce dei meccanismi in cui, eh, voglio insistere per un momento su questo, l'esasperazione dei procedimenti di ripetizione va di pari passo con l'esasperazione delle variazioni. Campana sembra darci delle regole fin troppo rigide, in realtà queste regole vengono continuamente rimesse in gioco, trasgredite e adesso sentiremo quello che succede in una. Poesia anche giustamente famosa che è Il canto della tenebra, e ridò la parola a Vincenzo Zampa. La luce del crepuscolo si attenua. Inquieti spiriti, sia dolce la tenebra al cuore che non ama più. Sorgenti, sorgenti abbiamo da ascoltare, sorgenti, sorgenti che sanno, sorgenti che sanno che spiriti stanno, che spiriti stanno a ascoltare. Ascolta. La luce del crepuscolo attenua e dagli inquieti spiriti è dolce la tenebra. Ascolta. Ti ha vinto la sorte, ma per i cuori leggeri un'altra vita è alle porte. Non c'è di dolcezza che possa eguagliare la morte più 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 intendi che ancora ti culla, intendi la dolce fanciulla che dice all'orecchio più più ed ecco si leva e scompare il vento ecco torna dal mare ed ecco sentiamo ansimare il cuore che ci amò di più guardiamo di già il paesaggio degli alberi e le acque è notturno il fiume va via taciturno pum mamma quell'uomo lassù Un altro gioiello campagnano con questa immagine un po' stravolgente alla fine di un probabile suicidio di qualcuno, però avete di nuovo sentito dolcezza e la morte, un'ambigua figura femminile mh, forse non temibile, anzi persino accogliente, ma che ha a che fare con la morte? La morte superata, la morte subita, mh, poco importa, perché di nuovo ritroviamo una certa logica che mette in gioco in modo più o meno esplicito o vago, esplicito nella Sinfonia in Viola, più vago nel Canto delle Tenebre, l'apparizione di figure femminili. Starei per dire che dappertutto in Campana ci sono viaggi e donne, donne che appaiono e che scompaiono. Eh, C'è evidentemente un atteggiamento di forte eh, ambivalenza eh, emotiva, che è anche se volete sadomasochismo, ma non solo è Qualcosa di, di più complesso, di più sottile. E siamo per sentirne un altro esempio dove eh, vi voglio far notare subito: ora sentirete come comincia questa poesia che si intitola La sera di fiera, è un altro dei pezzi della prima parte eh, in versi dei canti orfici, i cosiddetti notturni. Nella sera di fiera l'attacco è una palese citazione, è qui, ce l'ho, di Dante Alighieri, è la vita Nova ed è quel capitolo, paragrafo 23 della Vita Nova, in cui Dante fantastica sulla possibile morte di Beatrice e eh, sogna che gli dicano, or non sai, la tua mirabile donna è partita di questo mondo. Ma sentiamo come comincia Campana e soprattutto come prosegue. Il cuore stasera mi disse, non sai, la rosa bruna è incantevole dorata da una chioma bionda, e dagli occhi lucenti e bruni colei che di grazia imperiale, incantava la rosea, freschezza dei mattini, e tu seguivi nell'aria la fresca incarnazione d'un mattutino sogno, e soleva vagare quando il sogno e il profumo velavano le stelle, che tu amavi guardar dietro i cancelli, le stelle e le pallide notturne, che soleva passare silenziosa e bianca come un volo di colombe, certo è morta, non sai. Era la notte di fiera della perfida Babele, salente in fasci verso un cielo affastellato, un paradiso di fiamma, in lubrici fischi grotteschi, e titinare d'angeliche campanelle, e gridi e voci di prostitute e pantomime d'ofelia, stillate dall'umile pianto delle lampade elettriche. Una canzonetta Volgaruccia era morta, e mi aveva lasciato il cuore nel dolore. E me ne andavo errando senza amore, lasciando il cuore mio di porta in porta, con lei che non è nata eppure è morta, e mi ha lasciato il cuore senza amore, eppure il cuore porta nel dolore, lasciando il cuore mio di porta in porta. Anche qui l'ambigualenza regna sovrana, abbiamo visto anche l'esibizione della canzonetta Volgaruccia, no? Con rime, fatemelo dire, quasi da Sanremo, no? Amore dolore, porta morta. E chiaramente, eh, è chiaramente questo esibito. Ma di nuovo la logica portante dei canti ortici mostra in continuazione queste figure di donna che eh, appaiono e scompaiono, che vengono conquistate e che poi spariscono. Nella notte a un certo punto il poeta dice un amore che si ama vano. Um, per aiutarmi a, a andare verso la sintesi e poi percorrere le ultime parti della nostra strada, voglio ricordare che l'immagine della donna che appare e sparisce è un'immagine che ricorre in tantissimi autori fa 8 e Novecento. Questa immagine è stata sintetizzata mirabilmente in una delle più famose poesie dei fiori del mare di Baudelaire, raggiungo, e questa poesia è stata analizzata genialmente da Walter Benjamin in un saggio intitolato di alcuni motivi in Baudelaire. La faccio brevissima, qual è la scena rappresentata in un sonetto in Alessandrini, ma il cozzo fra la canzonetta Volgaruccia e gli stilemi più alti è evidente, è programmatico. In questa uh, poesia di Baudelaire, ha un passante si intitola, il poeta per strada vede un, una donna, come spesso in Baudelaire, una specie di donna dalla figura statuaria che è in, in lutto. Le è morto qualcuno, adesso non posso malignare, dire fosse suo marito, ma lasciamo perdere. È bella, passa, maestosa. Il poeta la guarda lui viene guardato a sua volta. Gli sguardi si incontrano. E per qualche istante balena che cosa? L'amore, chi lo sa, è andata, è sparita, è finito. È balenato per un momento il sogno di una felicità possibile. E, 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 e la poesia di Baudelaire, adesso cito più o meno a memoria, finisce dicendo tu non sai dove vado, io non so dove tu fuggi. «O tu che lo sapevi, o tu che avrei amato». «O tu che lo sapevi, o tu che avrei amato». Sono dei versi quasi incredibili. Che cosa vuol dire «o tu che lo sapevi, o tu che avrei amato»? Benjamin si sofferma su questo passo, vedremo che c'entra, perché spiega che i processi di modernizzazione e di urbanizzazione costruiscono delle situazioni che sono appunto quelle che Baudelaire sintetizza in questa uh, stupefacente poesia. Leggo solo una riga del, di, di Benjamin, anzi due. L'estasi del cittadino è un amore non tanto al primo quanto all'ultimo sguardo. È un congedo per sempre che coincide nella poesia con l'attimo dell'incanto. E ci siamo, la logica della modernità, l'apparizione e la sparizione, l'estasi che è l'incanto, nel caso di Campana costantemente l'estasi, che si tramuta in lutto. Se dovessimo diciamo, aggiungere qualcos'altro anche a questo percorso, dovremmo sottolineare che Campana, fatemi citare ancora in maniera un po' balorda, nella sua follia c'è del metodo, ma Campana in realtà ha scritto in più di un'occasione che aveva un progetto, che aveva un'idea e in questo progetto voleva che... Appunto, le immagini ricorrenti, queste ripetizioni ossessive si rimandassero fra di loro e avessero in qualche modo dei centri, che sono dei centri eh, di significato, oserei dire anche dei centri ideologici. I centri ideologici di Campana sono due: sintetizzo, ma si può fare. Da un lato, e non appare a prima vista, il Faust di Goethe. Eh, Campana ha, ha dichiarato che avrebbe voluto fare un piccolo Faust e che non ce l'ha fatta. Cioè i canti orfici hanno dei consistenti margini di incompiutezza, ma non è l'incompiutezza di uno che vuole parlare di Dio e non ce la fa e quindi cede. No, è l'incompiutezza materiale di uno che ha dovuto ricostruire il suo testo e ha voluto anche pubblicare in fretta, perché questo è un dettaglio che andrebbe detto, l'ha pubblicato con una sottoscrizione di amici. Però c'è cioè, un'incompiutezza materiale, ma una progettualità forte nella quale evidentemente la figura di Faust serve a condensare una serie di simboli, eh, provando a capire, da un lato eh, Faust eh, scende anche lui come Orfeo agli inferi per andare a prendere eh, Euridice, eh, Faust scenderà anche alle madri e eh, volendo citare qui con, con assoluta certezza, Faust viene rappresentato come il colpevole anche della morte di Margherita, adesso non mi rimetto a raccontare il Faust, però mette incinta Margherita e Gretchen, e Gretchen poi, non resistendo, ucciderà il bambino, e verrà condannata a morte. Bene, negli ultimi suoi tempi Campana traduce un passo del Faust di Goethe, ed è eh, il passo della eh, notte di Valpurga, ce ne sono due, c'è cioè la notte di Valpurga classica e la notte di Valpurga cosiddetta del Brocken. E traduce col titolo Letteratura, è una lettera delirante che scrive alla moglie di Emilio Cecchi, Leonetta Cecchi Pieraccini, che le consegna questa traduzione di questo passo del Faust di Goethe, che è il passo in cui Faust vede il fantasma di Gretchen, fantasma di Gretchen che è morta per colpa sua e ha il segno rosso, ci sono tanti segni rossi, linee di sangue, l'abbiamo sentita anche nella chimera, nella poesia di Campana, Faust è oppresso dal rimorso, vorrebbe eh, riabbracciarla e non può. Eh, tornando a Campana, è significativo che lui traduca proprio questo passo, che lo chiami letteratura, ma è anche significativo che... Tutto il testo dei canti orfici si è costellato appunto delle donne che appaiono ma anche muoiono, l'abbiamo appena sentita, una donna che è morta. In realtà, da un lato il Faust, eh, una rilettura, se volete, delle ambivalenze del Faust, ma di nuovo anche la percezione delle figure femminili e della loro importanza. Eh, in realtà Faust viene nominato qualche volta nei canti orfici nella lunga prosa della notte, anche se all'apparenza la sua presenza si ferma lì, ma la sua presenza in realtà è più capillare, ci sono ricordi faustiani da tante parti. Ve ne dico un altro, per esempio: nella notte c'è un'immagine di, eh, un di immagini, scusate il bisticcio, sono delle immagini che sono proiettate su una tela bianca. Questa tela bianca la troviamo nel Faust, molto simile, un passo che è una citazione quasi sicura, ma al tempo stesso Campana la avvicina a quell'arte che si stava fermando all'inizio del Novecento al cinema. Tant'è vero che La Notte, nel più lungo giorno, si intitolava provvisoriamente Cinematografia sentimentale e potremmo andare avanti con i riscontri. Ma l'altro evidente eh, riferimento che contribuisce all'unità eh, strutturale. Della, uh, chiamiamolo, sto per chiamarlo poema. In realtà, i Canti Orfici è un'opera che ha una sua profonda organicità, è un libro, proprio nel senso mallarmeano: un libro dove bisogna racchiudere il mondo. È uh, Nietzsche, in particolare un Nietzsche che Campana uh, legge, rilegge ossessivamente. Se uh, mettete a confronto un certo Nietzsche, soprattutto lo Zaratustra e anche la gaia scienza, con i Canti orfici vi accorgerete che le citazioni abbondano, ce n'è veramente di tutti i colori, anche l'immagine del ponte, qual ponte muti chiedemmo, qual ponte abbiamo gettato sull'infinito, che tutto ci appare in ombre di eternità, il ponte è una delle ossessioni figurative anche della, di così parlò Zarathustra. ma per farla molto breve qualcuno mi potrebbe dire ma ai tempi tutti leggevano Nietzsche, giusto, però il Nietzsche di Campana è un Nietzsche senza superomismo, totalmente privo di supremismo anche se c'è l'immagine dell'uomo nuovo che ricorre in tanti testi campaniani c'è una qualche eh, diciamo c'è un balenare di un'utopia nella quale conta anche altro, un altro grande amore di Campana che era Walt Whitman no? l'uomo dell'America no? uh, l'uomo nuovo che tra l'altro viene fuori soprattutto nei testi americani di Campana ma questo può essere una coincidenza non lo so, però in Campana c'è Soprattutto, mi avvio eh, verso le conclusioni, eh, ma c'è ancora un pezzetto di strada che dobbiamo fare insieme, qualche passo da leggere, c'è soprattutto eh, la percezione dell'importanza dell'eterno ritorno, che è una lettura abbastanza eh, singolare, non voglio dire che Campano fosse un filosofo, ma si concentra su quello e si concentra sulla percezione, proprio quella che abbiamo sentito così bene nella eh, Sinfonia in viola, nella quale succede un'altra cosa molto nicciana che non era leggibile da nessun attore, il fatto che c'è Dio con la maiuscola e Dio con la minuscola. Non un dio nella sera d'amore di viola, è il dio che è morto, di cui si parla, per esempio, nella prosa di Pampa: il cielo libero da tutti gli dei, ma proprio la morte di Dio consente una divinizzazione di ciò che passa, dell'effimero di ciò che è transitorio. Eh, il il modo in cui Campana percepisce l'eterno ritorno di Nietzsche sta proprio da queste parti, cioè la percezione di una um, compresenza di ciò che passa dell'effimero e dell'eterno. Ora vi leggo un altro di questi aforismi mirabili di Campana, di nuovo non, non per vantaggio, ma lo sono a memoria perché l'ho letto miliardi di volte, però lo, lo leggo non si sa mai l'emozione di avervi davanti mi, faccia, mi tradisca. Ed ecco questo aforisma. Nel giro del ritorno eterno, vertiginoso, l'immagine muore immediatamente. Lo riego: nel giro del ritorno eterno, vertiginoso, l'immagine muore immediatamente. Non ci sono dubbi che stiamo parlando uh, dell'eterno ritorno nicciano. Ma questo eterno ritorno è un eterno ritorno dell'immagine. Quindi, da un lato, è nel mondo, è un fatto. Passatemi il parolone, ontologico. Sta nelle cose e nella realtà. Da un altro lato è la percezione del soggetto ed è l'immagine, la rappresentazione che se ne fa. Nel nostro vivere quotidiano le immagini ritornano, muoiono e ritornano ancora e muoiono ancora. L'esperienza l'esperienza nel suo farsi. Ma da un altro lato c'è la volontà di rappresentare proprio questo e non sappiamo, ma forse è impossibile. Distinguere dal, diciamo, la percezione del mondo dalla rappresentazione. C'è, detto in altre parole, una coerenza feroce, du, come dire, molto forte, tra i, procedi, i procedimenti formali, la visione del mondo che ha Campana e, se volete, anche le sue eh, dinamiche psicologiche. Fatto sta che, evidentemente, la ripetizione è una dimensione fondamentale dell'essere e dell'esistere, non è soltanto un procedimento formale. Eh, Campana. Ci dice in tanti modi, non teorizzandolo, ma mettendolo in scena: che l'accettazione eh, del nostro destino eh, coincide con la fusione, diciamo così, di volontà e destino, che è l'unica condizione in cui possiamo essere felici, sereni. C'è un altro aforisma folgorante che si trova in una prosa che si chiama, si intitola L'incontro di Regolo. Eh, Regolo era un vagabondo come lui che era un aveva fatto un po' di affari, di affarucci, di commercio, era stato in Argentina, gli erano successe varie cose e, e, e lo vede un po' come un alter ego. No? E parlando di regolo, di nuovo Campana insiste sul destino e sul fatto che l'irreparabile, parole sue, coincida con la libertà. Noi liberi liberamente ci abbandoniamo all'irreparabile, ma questa libertà coincide con l'accettazione della totalità del mondo con un, eh, come dire, una valorizzazione di tutto ciò che è, che si condensa in un altro pazzesco aforisma campaniano, ogni fenomeno è per sé sereno. Un'altra cosa su cui potremmo stare a riflettere veramente molto a lungo. Eh, fatto sta che Campana, di nuovo niccianamente, in un altro passaggio parla di scorrere sopra la vita come l'unica possibilità sottolinea non solo la possibilità di una serenità, ma anche della leggerezza. L'accettazione del mondo coincide con una condizione di leggerezza in cui appunto il destino e la felicità possono stare insieme, come in uno dei pochi, per non dire l'unico, ma poi dopo leggeremo quell'altro per Sibilla, testi che vengono da fuori canti orfici, ed è una breve poesia che io trovo di nuovo mirabile, in cui si parla, guarda caso, di donne, si parla di leggerezza, si parla di serenità e voglio aggiungere che eh, chi insiste su Campana Tragico ha delle ragioni, ma bisogna insistere anche sul Campana. Felice può sembrare troppo, ma se prendete i canti orfici e li smontate, felice, sereno, gioia, felicità, dovunque. Proviamo a sentire cosa succede in questa donna genovese. Tu mi portasti un po' d'alga marina nei tuoi capelli ed un odor di vento che è corso di lontano e giunge grave d'ardore era nel tuo corpo brunzino. Oh, la divina semplicità delle tue forme snelle. Non amore, non spasimo, un fantasma, un'ombra della necessità che vaga serena e ineluttabile per l'anima e la discioglie in gioia in incanto serena perché per l'infinito lo scirocco se la possa portare come piccolo il mondo è leggero nelle tue mani amo molto questa breve poesia la necessità serena e ineluttabile anche qui e le linee di forza che sorreggono questa rappresentazione assomigliano a quelle che vi sto dicendo. Cosa che senso ha dire la serenità e, e, e l'ineluttabilità insieme? È proprio questo: la necessità di accettare il destino e quindi di entrare in una condizione in cui è, è, è possibile vivere con un altro atteggiamento tutto quello che ci capita, accettarlo anche quando è dolore ma può essere anche felicità, su questo di nuovo Campana ha insistito molto ed ha anche creato una connessione che nel testo è eh, continua fra immagini nicciane, soprattutto zaratostriane, ma non solo, e immagini che arrivano invece da Baudelaire, sempre nell'incontro di regolo, per esempio c'è il ricorre di espressioni che sono... Uh, che, che erano già nel le voyage, nel complimento finale dei Cantiorfici dei, dei canti un bel lapsus, se il secondo di stasera nel, dei Fiori del Male uh, Cuori Leggeri per esempio, riferito ai viaggiatori uh, andiamo no? ma le vrai voyageurs sono ceux la sol chi parte, può partire Coeur Legger, Saint Blas, ballon, eccetera eccetera, no? E siamo alla fine del voyage di Baudelaire, che poi è banale dirlo. Ma il viaggio abbiamo già capito che è molto importante. Quindi è possibile nella nostra esistenza arrivare a una verità, ma non dobbiamo illuderci che sia una verità che afferriamo, teniamo, che sia una verità dell'ordine religioso. La verità è il trascorrere delle cose, ogni fenomeno è per sé sereno. La visione di grazia che stiamo per ascoltare in uno dei pezzi più. Uh, più forti, più complessi anche di Campana, aggiungo, costruito attraverso un laborio testuale di cui abbiamo molte testimonianze, vediamo di nuovo che nella sua follia c'è del metodo, ci mette anni a arrivare a quello che stiamo per sentire, che è la quarta strofa del lungo poemetto Genova in cui rappresenta un'altra tipica immagine zaratostriana, un tramonto, il tramonto che diventa la notte, il superuomo deve tramontare, ci dice lo Zaratustra, ma anche qui devo essere per forza veloce. Il tramonto che diventa notte, il tramonto che peraltro è legato di nuovo all'immagine del ponte, l'immagine poi di Genova, che è una città non solo nicciana, anche campaniana, perché c'è stato davvero, ma Genova è eh, la conclusione, anche perché in Campana, in tutte le città, appaiono degli elementi che rimandano in qualche modo alle città di mare. E il porto è un altro luogo di che cosa? Di viaggio ovviamente. E potete immaginare che se l'immagine della prostituta ricorre, l'immagine della prostituta del porto è al quadrato, no? conquistata e perduta. Eh, un amore che si ama vano. E Genova arriva a questa intuizione, a questa epifania, direbbe Joyce. Di che cosa? Della verità, non lo so. Ma forse non conta così tanto tradurla in una singola espressione. E questo culmine poi dopo precipiterà nella notte, all'inizio del giorno, poi c'è il tramonto, poi c'è la notte. Ma sentiamo questa eh, straordinaria quarta strofe del poemetto eh, di Genova e poi da lì andremo veramente a concludere. Prego. Per i vichi marini nell'ambigua sera cacciava il vento tra i fanali, preludi dal groviglio delle navi. I palazzi marini avevano bianchi arabeschi nell'ombra languidita, ed andavamo io e la sera ambigua, ed io gli occhi alzavo su ai mille e mille e mille occhi benevoli delle chimere nei cieli, quando, melodiosamente d'alto sale, il vento come cambia finse una visione di grazia, come dalla vicenda infaticabile, delle nuvole, delle stelle dentro del cielo serale. Dentro il vico marino in alto sale, dentro il vico che rosse in alto sale marino, l'ali rosse dei fanali rabescavano l'ombra in languidita. Che nel vico marino in alto sale, che bianca e lieve querula salì. Come nell'ali rosse dei fanali, bianca e rossa nell'ombra dei fanali, che bianca e lieve tremula salì. Ora, di già nel rosso del fanale... Era già l'ombra faticosamente bianca. Bianca quando nel rosso del fanale, bianca, lontana, faticosamente l'eco attonita, rise un irreale riso e che l'eco faticosamente e bianca e lieve attonita salì. Di già tutto d'intorno, lucea la sera ambigua, battevano i fanali, il palpito nell'ombra. Rumori lontano franavano dentro silenzi solenni, chiedendo se dal mare il riso non saliva, chiedendo se l'udiva infaticabilmente la sera, alla vicenda di nuvole là in alto, dentro del cielo stellare. La visione di grazia che poi passerà, seguita però da una serie di passaggi in cui innumerevoli volte troviamo parole come felicità, serenità, gioia, una volta di più. Quindi è successo qualcosa di positivo a cui seguirà il lutto, la morte, la visione di grazia, traspare poi nella infinitamente occhiuta devastazione della notte tirrena, e sto citando il testo uh, di Campana. Andiamo però davvero a chiudere eh, tornando un po' su questa ambivalenza emotiva che c'è un po' dappertutto, su questo mescolarsi continuo di, di, di estasi e, e di lutto, di esaltazione e di tragedia in qualche modo, che si intrecciano senza soluzione di continuità. Campanianamente evidentemente questa è un po' la vita, ma la domanda che ci stavamo facendo all'inizio... Eh, ma perché Campana ci parla ancora? È eh, perché questa rappresentazione non è una rappresentazione così stramba, frutto del suo squilibrio, eh, ha a che fare con una condizione che è una condizione tutt'altro che sparita dai nostri orizzonti: anzi, presente e mi viene da dire persino più eh, presente di quanto non fosse eh, qualche decennio fa. Eh, L'immagine che Campana ci dà è un'immagine di. Percezione del mondo all'interno della civiltà moderna. E qui mi appoggerò di nuovo a degli illustri eh, studiosi, eh, per esempio Gerhard Kaiser, un tedesco che ha studiato a fondo Faust, ha scritto un importante volume intitolato Faust e il destino della modernità. Nel quale eh, dice, fra le altre cose, la costellazione faustiana demarca esattamente il modo in cui nella modernità infinite possibilità implicano incalcolabili perdite. È la stessa costellazione che ancora struttura la nostra coscienza contemporanea. Siamo negli anni 90. Le possibilità infinite, le perdite infinite. Di nuovo, Campana eh, le mette in una versione parossistica, ma non siamo così lontano da... Ora cito un altro grande classico, un testo fondamentale di storia della cultura, eh, si intitola L'esperienza della modernità e eravamo incerti il titolo se mettere la vertigine alla poesia o la vertigine della modernità ma le due cose coincidono in questo caso scrive Marshall Berman è un libro straordinario che studia diciamo il pensiero della modernità, la, del Tanshaw, la visione del mondo della modernità passando dal Faust al manifesto del partito comunista dai fiori del mare alle memorie del sottosuolo e arrivando fino alla big generation e al mito del Bronx e di nuovo in questa Dinamica e in questa percezione dell'esperienza della modernità, dappertutto, dappertutto compare questa ambivalenza emotiva. Leggo, scrive Marshall Berman, nell'esperienza della modernità convivono il tema dei desideri e degli impulsi insaziabili, della rivoluzione permanente, dello sviluppo infinito, della creazione e del rinnovamento perpetuo in ogni sfera della vita umana e la sua radicale antitesi. Guardi il tema del nichilismo, della distruzione limitata, della vita distrutta ed esaurita, del cuore delle tenebre, dell'orrore. Eh, abbiamo visto come funziona un po' la poesia di Campana, questo dinamismo che non si ferma mai, dove è impossibile trovare una stabilità, mi viene da dire anche le strutture metriche, no? puntano sempre a un altrove, non sono mai placate, eh, e tutto questo con una tensione emotiva ed espressiva continua. Che è proiettata verso il raggiungimento di un qualche assoluto, come abbiamo sentito, ma un assoluto che sparisce rapidamente. Sparisce come spariscono le donne, e questo, evidentemente, significa qualcosa. Montale, che se ne intendeva, scrisse un saggio bellissimo quando furono ristampati gli inediti, no? la stampa degli inediti nel 1942, e parlò per Campana di Poesia in Fuga, che è di nuovo un'immagine molto convincente. Ma in questa Poesia in Fuga c'è l'alternarsi di euforia e depressione, un dinamismo irrefrenabile, un'instabilità dell'emozione dell'esperienza, ma anche dell'identità. Eh, c'è in campana la fluidificazione dell'identità, ma di nuovo è un problema molto attuale, e c'è eh, la difficoltà di mettere radici, la dromomania, l'impossibilità di trovare un ubicons system, ma di nuovo, c'è tanti cugini di Campana, vi ricordate per esempio Ungaretti, in nessuna parte di terra mi posso accasare, è l'inizio di Girovago. E secondo me bisognerebbe anche insistere sul fatto che Campana, eh, dal punto di vista della sua vita biografica, ci torno per un momento, cosa faceva il vagabondo Campana per campare? Emigrava. I suoi percorsi sono quelli dei migranti, va in Francia, va in Belgio, va in Argentina a lavorare come peonde via alla costruzione delle ferrovie, va a prendere lavori poco qualificati, precari. Di nuovo, Campana così diverso? Campana migrante precario? Mm, non so se sto forzando i termini, ma secondo me no, perché Campana di nuovo esprime una condizione di instabilità che sta dentro il mondo di una modernità che secondo me non è finita, siamo ancora nel moderno, un tardissimo moderno. Eh, quindi ambivalenza emotiva, instabilità, dinamismo, fluidificazione dell'identità. Forse queste immagini campaniane ci affascinano perché in qualche modo ci, ci, ci riguardano. Fatemi fare una buttata un po' da accademico: la modernità era già liquida ai tempi di campana, non che anticipasse Bauman ma la sua immagine è un'immagine che ci tocca, che eh, assomiglia a dei vissuti che in qualche modo conosciamo, un'immagine se volete esasperata, ma un'immagine che risulta ancora vera, per questo ci, ci trascina. Eh, Concluderei dicendo che siamo in un'instabilità, in una fluidità, in una modernità liquida dove sicuramente siamo, altro che nel giro del ritorno vertiginoso l'immagine muore immediatamente, noi siamo affollati, bombardati, immagini, immagini che passano, immagini che muoiono, effimero, un effimero stavolta... Senza verità, anche la letteratura, ce lo dice Campana, contribuisce al giro delle immagini che muoiono vertiginosamente, però la letteratura, la poesia aspirano qualche volta anche a costruire immagini che siano in grado eh, di restare, che possano durare e continuare eh, a parlarci. Qualche volta accade, è accaduto con i canti orfici che con Campana ed è per questo che oggi siamo qui insieme. Grazie dell'ascolto.